Buonasera amici di Nova News 24, Michel Hunziker si racconta verissimo, assistita alla nascita di mio nipote Cesare, dal che diceva finalmente un pisellino sul fasciatoio, a che è diventata nonna la mamma di Aurora Ramazzotti, è finalmente diventata nonna nascita proprio di Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, è stata sicuramente una delle cose più entusiasmanti della sua vita e lo testimonia il fatto che a Verissimo Michel Hunziker si è raccontata con grandissima gioia. Cesare ha avuto proprio dalla figlia Aurora Ramazzotti, l'ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un'emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia, dice la conduttrice di Striscia la Notizia. Sono orgogliosa delle nonne 2.0, ho notato che ci sono tantissimi nonni giovani, quarantenni, che hanno quasi paura di dire di essere nonni. E Michel Hunziker sicuro è una di quelle nonni che è fiera di essere nonna, lo dimostra proprio durante l'intervista di Silvia Toffanin. Michel Hunziker continua: ma la nonnitudine non ha nulla a che vedere con l'età anagrafica, è uno studio che è stato fatto recentemente ed è uno stato di beatitudine, perché è come essere genitori al quadrato. Michel Hunziker ha poi raccontato l'emozione condivisa con l'ex marito Eros Ramazzotti di essere diventati nonni per la prima volta. Adesso Aurora e Goffredo vivono il momento sacro dell'allattamento nel silenzio di casa, un momento bellissimo che passa in un attimo, dice la showgirl, che di recente è tornata a condurre insieme a Gerry Scotti il TG satirico di Canale 5. Siamo due super nonni, io sto imparando e Gerry mi dà un sacco di dritte. Queste le parole di Michel Hunziker, che è diventata nonna. Innanzitutto facciamo gli auguri alla showgirl svizzera, tanti auguri a lei, a Ramazzotti, a tutta la famiglia. Intanto diteci cosa ne pensate, amici di Nova News 24, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.